Salve! Eccoci qua per una nuova lezione in diretta. No, siamo in diretta, una lezione dal vivo. Sempre molto bello essere qua insieme a voi. Buonasera. Salve, vediamo chi è già arrivato. Ciao Raffaele. Giuseppe, carissimo, sempre qua, che bello vederti. Vera, Maria Luisa, Nilva, Magali, Dinaura, Nailze, che bello, bello vedervi, conosco alcuni di voi. È un piacere essere qua e vedervi presenti in questa live. Ciao Regina, benvenuti e benvenute. E anche a quelli che guarderanno questa live dopo. Che la vedranno domani o no, in un altro giorno. È sempre molto bello avervi qua, sono molto contenta. Ebbene, la nostra lezione di oggi si chiama Arriva l'estate, però voi sapete che no, qua in Brasile non è l'estate, però noi stiamo parlando appunto di questa stagione dell'anno molto bella. Vi piace l'estate? Soprattutto vi chiedo, per cominciare, vi chiedo se vi piace l'estate o insomma, qual è la vostra stagione preferita? Vocês gostam do verão? Ou qual é a estação preferida de vocês, né? Se vocês têm uma estação preferida e qual seria? Vediamo qua. Dinaura ha detto tantissimo. Bene, bene. Maria José ha detto non mi piace molto l'estate. Erika ha detto che a lei piace molto l'estate. Quindi dipende un po', no? Dipende da, insomma, da alcune cose. È una cosa un po' particolare, diciamo, personale, soggettiva anche. E bene, oggi parliamo dell'estate, però la lezione si chiama Arriva l'estate. Italiano com música e a beleza do verão. E logo, logo eu vou explicar para vocês por que que eu escolhi esse título e sobre o que exatamente a gente vai falar na aula de hoje, tá bom? Primeiramente, lembrando que, ó, tem alguém, o pessoal tá respondendo aqui que gosta de inverno, né? A Cleide falou que gosta de inverno. Buonasera, Deia. Buonasera a tutti quelli che stanno arrivando adesso. Regina ha detto che la sua stagione preferita è la primavera. Bene, Regina, la mia, mi piace molto la primavera anche, e mi piace molto anche l'autunno. Però lo so che l'estate è una stagione molto bella e oggi noi parleremo anche un po' di questa caratteristica. Molto bene. Allora, la settimana scorsa la professoressa Paola Bacin, che voi conoscete, ha fatto una lezione in cui ha parlato appunto dell'estate in Italia. Nessa aula, então, ela falou com vocês sobre, ela trouxe diversas curiosidades a respeito do verão na Itália, né? De como que essa estação é vivida, como ela é encarada e passada pelos italianos. E ela trouxe também diversas, ela trouxe vocabulário, né? Palavras, expressões novas, estruturas. Fez uma revisão ali também com vocês e também trouxe alguns, então, alguns temas, até mesmo de gramática, né? Então, foi uma aula bem completa. Eu não vou falar muito sobre isso, assim, porque caso vocês ainda não tenham visto, a aula tá salva aqui no nosso canal. E essa aula de hoje, na verdade, então, tem algumas. Toda essa parte, né, em que ela falou sobre o verão na Itália, como que é para os italianos, o dia a dia, tudo isso foi já falado, então, nessa live da professora Paula. E hoje a gente vai trazer um olhar um pouquinho. Diferente, digamos assim, para falar também um pouco sobre algumas canções italianas que foram feitas pensando no verão, nessa estação, e o porquê que isso é tão importante. Mas vamos começar então aqui, cominciamo dalla nostra prima domanda del nostro quiz. Non so se avete visto il nostro quiz su Instagram, ma cominciamo qua.
La nostra prima domanda è: qual è o período da Itália? Qual è o período de verão na Itália? E é uma pergunta bem fácil, né? Vocês já sabem com toda certeza, mas só para a gente repassar aqui, só para a gente relembrar, per riscaldare, per cominciare la lezione, vi chiedo: quando è l'estate in Italia? Quando? Quali sono i mesi dell'estate in Italia? Ecco, molto bene. Quindi l'estate in Italia è cominciata poco fa, no? Molto bene. Perfetto, bravi ragazzi. Quindi l'estate in Italia va da giugno a settembre, diciamo, no? Ma possiamo dire che i mesi principali lì dell'estate sono giugno, luglio e soprattutto agosto. Ok? Quindi l'estate è iniziata il 21, il martedì 21 giugno, martedì 21 giugno, e l'estate finisce venerdì 23 settembre. E come la professoressa Paola vi ha detto la settimana scorsa nella sua lezione, estate significa per gli italiani, l'estate vuol dire libertà, cioè loro si sentono liberi, no, da fare tante cose, possono uscire, possono andare al mare. Molti italiani sono in vacanza durante questo periodo, no? È il periodo delle vacanze scolastiche, quindi i bambini non vanno a scuola durante l'estate, durante questo periodo, e soprattutto noi vediamo meglio che c'è un mese speciale delle vacanze in Italia e noi ne parleremo meglio più avanti durante la lezione. Molto bene, io vi vorrei consigliare, vorrei suggerirvi, farvi un suggerimento di una serie TV che si chiama Summertime. Nonostante abbia questo, no, questo nome in inglese, è una serie italiana. È disponibile su Netflix. La conoscete, ragazzi? L'avete mai guardata? È una serie su Netflix, ha tre stagioni. La terza stagione è l'ultima. È una serie molto leggera. Raffaella ha detto che l'ha guardata. Ti è piaciuta, Raffaella? È una serie leggera che parla, la storia è sempre durante l'estate. La vita dei personaggi sempre durante l'estate. Noi non sappiamo bene cosa succede nella loro vita e nelle altre stagioni dell'anno perché la serie si passa solo durante l'estate. È la vita di questi ragazzi che voi vedete qua, no? Di questi giovani e anche della loro famiglia. È una serie leggera e interessante per quelli che stanno imparando, che stanno studiando la lingua, possono capire anche un pochino questa cosa dell'estate, l'atmosfera e anche per ascoltare molto in italiano e per allenare l'orecchio. È molto interessante anche per questo motivo. Molto bene. E è disponibile quindi su Netflix. Lascio qui questo suggerimento proprio perché non è difficile da trovare. Molto bene. Quelli che hanno detto che l'hanno guardata, vi è piaciuta? Vocês gostaram, gente? Quem falou que já assistiu, vocês gostaram da série? Acham que é legal para o pessoal ver? Deu para ter uma ideia também ali, né? Pelo menos daquela parte. Eles estão na Emília-Romagna, né? Na região ali que é cujo capoluogo é Bolonha. E eles estão nessa região ali, numa cidade do litoral da Emília-Romagna, é onde se passa a história. Pode ser que vocês tenham ouvido um miado. Tá, pode acontecer. Se mi conoscete già, probabilmente sapete che io ho due gatti e loro vogliono a volte partecipare alle lezioni, vogliono parlare italiano pure loro. Probabilmente li ascolterete durante la lezione. Bene, allora, oltre a questo, un altro suggerimento, un'altra cosa che vi volevo dire è: se voi siete già stati in Italia durante l'estate o se pensate di andare in Italia durante l'estate,
Vocês já estiveram na Itália durante o verão? Vocês pensam em ir para a Itália durante o verão? Uma pergunta importante que eu vou trazer algumas dicas, caso seja do interesse de vocês, né, ir para a Itália no verão. Enquanto isso, enquanto vocês respondem, a Rafaela disse que já assistiu, né, a série E a detto sì, mi è piaciuta. Ho imparato espressioni giovani attuali. Sì, è vero, possiamo imparare un pochino come si comunicano, come parlano i giovani, no? Molto bene, brava. Grazie, grazie del commento. Dinaura, spero ti piaccia la serie. È molto attuale. L'ultima stagione è uscita il mese scorso. Então saiu a ultima stagione. Ah, questa è una curiosità anche, no? Stagione può significare quella dell'anno, come primavera, estate, autunno, inverno, e significa anche temporada di serie, dove falei che questa serie ha tre stagioni e la terza stagione è uscita, è lanciata, no? Diciamo il mese a maggio, 4 maggio, proprio come nella foto, come si vede lì. Ah, vedi, Dei ha fatto un commento molto interessante. Ha detto che è andata in Italia, no? Nell'estate 2015, troppo caldo. Falou, fiquei muito inchada. E é isso, gente. Eu queria deixar então aqui de dica, né? Se eu puder deixar então aqui um conselho, uma dica aqui para quem pensa em ir para a Itália no verão, seja, né, por qualquer motivo, por turismo ou enfim. Para trabalhar, né? Durante o verão para estudar é mais difícil, né? Porque as coisas vão estar fechadas, mas pode acontecer também. Vi dico soltanto che è un pochino difficile, alcune cose sono un po' difficili, perché il paese è sempre molto bello. Se volete andare al mare, conoscere le spiagge, è fantastico, è sempre bello, però dovete fare attenzione ad alcune cose, ad alcuni dettagli, perché durante l'estate c'è sempre tanta, tanta, tanta gente dappertutto, perché sono le vacanze estive degli italiani e degli altri europei, degli altri paesi, sono anche degli Stati Uniti, no? Sono le vacanze dei bambini, le vacanze scolastiche, i bambini non vanno a scuola durante questo periodo. E quindi c'è sempre molta gente, le cose sono molto più costose. Quindi se volete risparmiare, soprattutto adesso, no? Se volete risparmiare, fate molta attenzione all'estate perché le cose saranno davvero costose. È l'alta stagione, è alta temporada, né? Então, geralmente as coisas são mais caras. Tá sempre cheio di gente, in tutto quanto è lugar. È molto caldo, come ha detto Deia, sì, fa molto molto caldo e dipende da dove andate, quindi se volete andare a Roma, per esempio, Roma è una città molto calda e è difficile perché non c'è il mare lì, è un po' più difficile. Se a gente vai para praia, se a gente vai para algum lugar onde tem um lago ali que dá para refrescar, é melhor, mas ficar sempre atento a isso porque realmente pode fazer muito calor. E uma outra coisa importante de dizer também é que as coisas costumam fechar. Então, para quem, né, às vezes pensa em ir para a Itália para fazer o processo de cidadania, essa época não é uma época boa para isso, porque as coisas costumam fechar. E aí eles não vão responder, eles não vão te atender, vai ser difícil pegar um documento, né? Então, assim, claro que nas cidades maiores as coisas às vezes nem fecham, mas nas menores é muito comum, tá? Então, questa é uma coisa importante, sempre da tenere a mente. Se volete andare in Italia durante l'estate, è bello andare al mare, perché sarà un po' difficile fare delle altre cose, diciamo. Pedro ha detto: sono stato in Italia per l'estate, ho visitato Venezia, quando fa caldo lì, nemmeno se è possibile salire in gondola tranquillamente, salire sulla gondola tranquillamente, sì, è difficile, davvero. Quindi è sempre bello fare attenzione a questi dettagli perché quando stiamo organizzando un viaggio dobbiamo pensare a tutte queste cose perché il viaggio possa essere tranquillo, che lo possiamo passare bene, ok?
Ciao Joeo, benvenuto, che bello vederti. Joeo è un mio collega, anche lui è un insegnante di italiano del Paranà, no? Abbiamo fatto un corso insieme. Bello vederti qua, Joeo. Joelle, no? Molto bene, andiamo avanti. Allora, adesso vi ho detto che molte cose saranno chiuse durante questo periodo in Italia e questo di solito si possono vedere. Queste cose, diciamo, dappertutto, quindi chiuso per ferie e loro mettono anche il periodo dal al. Quindi qua noi possiamo vedere più o meno che la persona ha messo dal 9 agosto al 23 agosto, no? Quindi durante questo periodo, soprattutto ad agosto, le cose chiudono, le persone vanno in ferie e si prendono qualche giorno di ferie per riposare, per stare con la famiglia, con gli amici, anche per andare al mare. Ed è molto comune, come vi ho detto, trovare delle cose chiuse, non poter accedere ad alcuni servizi. È molto normale. Questo qua mi piace molto, questo cartello è molto carino. Vedete, voi riuscite a capire il significato di questa frase? La persona ha detto chiuso per ferie da adesso, attenzione a questa preposizione da adesso, cioè a partir de, né? Então, a preposizione da aqui indicando un momento di partida, un punto di partida, então da adesso, fino a quando non finiscono i soldi. E aí, no final ele fala: praticamente torno subito. Avete capito? Avete capito il significato qua? Ciao Marisa, Maria Cecilia, ciao a tutti quelli che stanno arrivando adesso. Sì, si può capire, no? Então, ó, fechado, né? Para folga, para férias. A partir de agora, né? De agora até quando? Ele fala, até quando o dinheiro não acabar, né? Aí, ou seja, praticamente torno subito, ou seja, volto imediatamente, né? Já tô voltando. Então, perché i soldi probabilmente sono ormai finiti. Molto bene. Esatto, come a Fran ha detto, come noi, quando torniamo non abbiamo più soldi. Esatto, Fran. Molto bene. Andiamo avanti. Adesso andiamo alla seconda domanda. Abbiamo visto che questa persona qua ha detto che ha chiuso per ferie, no? Il suo negozio, l'ha chiuso per ferie dal 9 agosto al 23 agosto. Perché? Perché durante questo periodo c'è un giorno festivo, una festa italiana molto famosa, molto festeggiata, che è. Quale? Qual è, gente? Qual feriado che è commemorato durante il verão na Itália? Perfetto, perfetto. È il Ferragosto. Tutti noi conosciamo benissimo il Ferragosto. Probabilmente il mese prossimo ne parleremo meglio perché appunto è ad agosto questo giorno festivo e adesso volevo soltanto ricordarvi di questa festa che esiste questa festa e che è durante l'estate e soprattutto durante questo periodo che le cose sono chiuse, i posti saranno chiusi perché le persone vanno appunto al mare, al lago, insomma, fanno un giro, vanno all'estero, viaggiano, si prendono qualche giorno di riposo. Il Ferragosto è il 15 agosto, quindi a metà mese si festeggia questo giorno. E voi sapete che cosa si festeggia per Ferragosto? Cosa gli italiani festeggiano questo giorno? Arriveremo subito alle canzoni, ok? Já vai chegar nas músicas. Eu quis fazer uma pequena introdução aqui, mas a gente já vai chegar. Só para a gente entender o contexto, né? Ah, Carlos, sei nata d'agosto. Si avvicina, non manca tanto per il tuo compleanno.
Marisa ha detto di no. Voi sapete cosa si festeggia il 15 agosto? È feriato in Italia, né? Ma chi è celebrando? Chi è festeggiando nel CG? Afrenna ha detto che nella sua città si festeggia la Madonna, Nostra Signora da Badia. Interessante. C'entra, possiamo dire. Però, ragazzi, parliamo quindi il qui esatto, a Dei Agissi, Ascensão da Nossa Signora. Esatto, quindi il Ferragosto è oggi una festa che possiamo dire, no? È una festività e oggi diciamo che è per parlare dell'ascesa, no? Dell'assunzione della Vergine Maria, però l'origine di questa festa è molto più antica. Temi Pro, benvenuto, che bello averti qua, sono contenta di sapere che sei qui per la prima volta, spero ti piaccia, spero che você goste. Bom, então a origem dessa festa, então a gente comemora, é comemorado na Itália, né? A Ascensão da Virgem Maria, mas a origem, na verdade, é muito mais antiga. Essa palavra Ferragosto, aqui não sei se dá para ver, acho que ficou muito clarinho, né? Mas ela tem duas palavrinhas, ela deriva da una locuzione latina, che vuol dire cosa? Le. Vamos ver se me ajudam aqui a completar, gente. São duas palavrinhas, ó. Le, que sono i giorni di festa, eu coloquei entre parênteses ali, ó. Indica essa palavrinha que falta, significa os dias de festa, tá? Os dias de folga, os dias em que não se trabalha. De quem, gente? Il primo imperatore romano. Quindi noi abbiamo qua Ferragosto è. Cosa si festeggiava? Ah, Rosanna, brava! Rosanna ha già dato tutta una spiegazione qua, ho. Perfetta, bravissima Rosanna. Molto bene, ragazzi, significa appunto le ferie di Augusto, imperatore. Quindi viene, l'origine è quella che ha detto Rosanna. Io adesso vi faccio leggere il suo commento perché è molto completo. Si dice che le festività, questa festa, il Ferragosto, ha origine nei Feriae Augusti, che era la festa dell'imperatore. E lui ha creato questa festa appunto per dare un giorno di riposo, un periodo di riposo alle persone anche dopo molto lavoro, diciamo, durante quel periodo lì. Okay? Então era realmente essas férias ali, esse período depois do setor agrícola, né? Então é muito, muito, muito mais antigo. Mas hoje em dia mudou, e é uma festa, e tem um outro significado, mas essa origem é bem mais antiga. E agora, só para a gente fazer aqui então uma pequena revisão aqui desses temas, né? Levantar aqui rapidinho. Essas diferenças entre essas palavrinhas. A gente viu ferie, le ferie di Augusto, però le ferie non c'entrano, sono molto diverse dalla parola feriale. Ferie e feriale sono cose diverse in Italia. Voi sapete dirmi cosa vuol dire feriale? Se io vi dico ah, domani, mercoledì, domani è un giorno feriale. Cosa vuol dire questo, un giorno feriale? Io per esempio non posso dire che Ferragosto è un giorno feriale. No, questo sarebbe sbagliato, è il contrario. Ferragosto è un giorno festivo. Ferragosto, quindi possiamo dire che è un giorno festivo. Le persone si prendono giorni di ferie per il Ferragosto, che è un giorno festivo, cioè si prendono qualche giorno di descanso, di repouso, di folga, né? Para festejar um dia, que é quando a gente fala um giorno festivo, a gente está se referindo justamente a um feriado, um dia em que não se trabalha. Já um giorno feriale é proprio quello che avete risposto qua.
Bravissimi, è isso mesmo. Un giorno feriale vuol dire un giorno di lavoro in cui si lavora. Quindi è come il nostro jiaocu, né? Un giorno lavorativo, un giorno feriale. Ok? Quindi non possiamo dire ah, perché la festa della Repubblica è un feriale in Italia. No, no, questo è un errore, questo è uno sbaglio. Dobbiamo dire che è un giorno festivo. È festivo. Perfetto. Ascolta il gatto di nuovo che vuole partecipare. Un ultimo suggerimento prima di parlare appunto delle canzoni è questo film che probabilmente lo conoscete già, è un film del 2008, è disponibile su YouTube e si chiama Pranzo di Ferragosto. È una commedia ed è un film anche che ci fa pensare ad alcune situazioni, ma è molto culturale, diciamo, noi abbiamo anche questo quest'immagine qua, no? Del vino, del cibo, delle ciabatte, quindi possiamo immaginare un pochino la storia, la trama di questo film. Ve lo consiglio, sarebbe bello. Claudia ha detto che facci vedere, mi ha chiesto di farvi vedere i gatti. Alla fine della lezione, se mi ricordo, ve li faccio vedere depois, no final da aula, depois eu vejo se eles vêm para cá. Bom, e adesso se parliamo delle canzoni, como são popularmente chamadas? Essa é a nossa terceira pergunta do quiz, e agora a gente vai falar das músicas. Eu quis trazer toda essa introdução justamente para a gente conseguir associar com as músicas, e eu vou explicar para vocês o porquê de ter escolhido essas músicas em específico, tá? Como são popularmente chamadas as músicas que fazem sucesso durante o verão italiano? As músicas de verão, aquelas músicas chiclete que gruda na cabeça e ninguém esquece mais, mesmo que não queira, né? A música fica ali attormentando, ó, a musica fica attormentando perché? Cosa vuol dire? Esatto, ragazzi, bravi, bravi. Questi sono i tormentoni estivi. La lettera A, di nuovo, è la scelta giusta, è la risposta giusta, la A. I tormentoni estivi. E guarda, queste sono delle notizie che io ho trovato oggi su internet. Parlando dell'estate 2022, dei tormentoni dell'estate. Vedete qua, i tormentoni estate 2022. Ecco tutte le hit estive italiane. Tormentoni, 10 definitivi dell'estate, eccetera, eccetera. Quindi sono queste canzoni che suonano dappertutto. Le ascoltiamo dove siamo, ascoltiamo queste canzoni. Quindi sono dappertutto, davvero. E io vi lascerò qua nella chat un link, due link in realtà, per conoscere i tormentoni dell'estate 2022, che sono queste canzoni ballabili, di testo semplice, che sono delle canzoni qua che si ballano, soprattutto per ballare, ok? Então, dessas músicas do verão, né? Temi Pro ha detto mi piace Tommaso Paradiso. Probabilmente conoscerete molti dei cantanti che cantano queste canzoni tormentoni come Bundabash, Elodie, chi altri? Fedez e tanti altri. Fedez, no? Si pronuncia. Poi ce ne sono. C'è anche Eros Ramazzotti che quest'anno è lì fra i tormentoni dell'estate. Quindi vi mando qua il link perché dopo, più avanti, se volete, possiamo fare una live o una lezione, un post su Instagram per parlare dei tormentoni dell'estate. Ma nella lezione di oggi ho scelto alcune canzoni un pochino diverse, poi vi spiego meglio il perché. Però oggi non parleremo esattamente dei tormentoni dell'estate 2022, però vi parlerò di alcune canzoni che fanno parte
oggi già fanno parte dell'immaginario degli italiani che tutti conoscono, sono canzoni che rappresentano o hanno rappresentato l'estate e oggi vorrei presentarvi queste canzoni e commentarle insieme a voi. Ok? Vi ho inviato qui due link, uno con un elenco di canzoni dei tormentoni e anche con i video su YouTube da guardarli. Então, só para a gente esclarecer, né? Tormentoni, então, são essas músicas que ficam, né? A música chiclete, aquelas que tocam o tempo todo durante o verão, para dançar mesmo, né? E eu mandei, então, aqui para vocês conhecerem quais são essas músicas no ano de 2022. E também, e agora a gente vai falar especificamente. Eu escolhi outras músicas, eu vou explicar para vocês por que que eu escolhi essas músicas. Eu estava, primeiramente, lendo esse site aqui, que se chama Cinque Cose Belle. Cinque Cose Belle. È un sito che, come dice, no, il nome, è un sito che parla, che ci porta sempre cinque cose, un elenco di cinque cose, di, diciamo, canzoni, film, di serie, anche di cose serie, a volte parla di argomenti difficile anche, però un sito interessante anche per leggere in italiano. Vi consiglierei questo sito, si chiama quindi Cinque Cose Belle. Vi mando il link qua nella chat. E io stavo leggendo questo sito un altro giorno e ho trovato una pubblicazione che si chiama Cinque belle canzoni sull'estate italiana. E oggi vorrei presentarvi e discutere insieme a voi perché queste canzoni sono belle, fanno parte dell'estate per gli italiani e perché possiamo parlarne un po'. Gente, o Carlos Henrique está dizendo que o Eros Ramazzotti vai estar aqui no Brasil, sarà in Brasile. Se non mi sbaglio, Ribeirão Preto, no, Carlos? Non so se in altre città, però se vi piace Eros Ramazzotti sarà in Brasile ancora quest'anno nel 2022. Vi mando anche lì a dicembre, ok? Dicembre. Raffaella mi ha chiesto se vado al concerto dei Måneskin qua a San Paolo. Purtroppo no, purtroppo no. Non sarò qui nei giorni del concerto, ma mi piacerebbe, mi piacciono i Måneskin che adesso hanno molto successo. È bello vedere, no? Una band italiana che fa, diciamo, che ha un successo nel mondo e canta in italiano, ma anche in inglese, ma canta in italiano, no? Diciamo, canta anche in italiano. Ebbene, perché adesso sì, perché queste canzoni? Guarda, questo è un commento che io ho letto su YouTube, in una di queste canzoni che noi conosciamo oggi. Vedete, guarda che bello. Então eu quis dizer, né? Eu escolhi essas músicas, eu trouxe essas cinco depois de ler essa lista também e também conhecendo pelos colegas e tudo mais, sabendo que são aquelas músicas que as pessoas lembram, sabe? Por mais que falei, ah, não gostava muito, não é muito meu estilo, mas são músicas que fizeram ou fazem parte do imaginário coletivo ali dos italianos e eu acho que a gente quando tá estudando uma língua, conhecendo mais de uma cultura, é importante a gente também saber essas coisas, né? Isso a gente consegue fazer meio que uma linha do tempo ali para entender um pouquinho do que se passava no momento e também um pouquinho dos gostos que foram mudando ao longo do tempo. E eu gostei muito desse comentário, ele tá em uma das músicas dessas cinco que a gente vai conhecer hoje, que a menina Beatrice dice: "Ogni volta che ascolto questa canzone, provo delle emozioni assurde. Mi ricorda la mia infanzia, le mie vacanze al mare, ma soprattutto il tragitto in macchina che durava ore, ma con questa canzone in sottofondo." Quindi vedete, è una cosa che la persona si ricorda della canzone perché fa parte della sua infanzia, della sua memoria e questa è la bellezza delle canzoni e dell'arte in generale, però se parliamo adesso di canzoni, è questa la bellezza soprattutto. E per cominciare, io vorrei dirvi una cosa importante.
Ce ne saranno altre, ce ne saranno molte altre, ok? Então, com certeza vão ter muitas outras e até peço para vocês comentarem aqui, se vocês lembrarem, ah, eu conheço essa também. Quem estiver assistindo essa aula depois também quiser falar, ah, ficou de fora essa música, comenta aqui para a gente, né, ir criando essa. Tem um vídeo em que eu fiz sobre os 10 cantores atuais e tem muitos comentários do pessoal falando de outras bandas, outros grupos. Isso é muito legal porque enriquece mesmo, né? Mas aqui, perché queste canzoni? Perché la prima? La prima canzone è un classico. Probabilmente la conoscete già. Purtroppo, ragazzi, non vi posso far ascoltare le canzoni. Essa è una parte triste che io non vou poter colocar para vocês ouvirem. Perché tem uma questão de direitos autorais. Eu fiz um teste antes, mas não tem como. A gente não ia poder, ia cair o vídeo. Então. A gente vai conhecer alguns trechinhos, mas elas ficam de sugestão aí para vocês depois. E a gente vai analisar um pouquinho essas letras e o contexto delas, tá bom? La prima canzone è Sapore di sale. Probabilmente la conoscete, no? Chi di voi la conosce? Sapore di sale, sapore di mare. Ha fatto successo anche qua in Brasile. E perché parlare di questa canzone? Perché quando si parla di canzoni dell'estate in Italia, possiamo dire di solito il periodo associato alle canzoni dell'estate sono gli anni 60. Perché negli anni 60, in questo decennio, è stato il primo in cui gli italiani hanno potuto avevano, no? Hanno cominciato ad avere un pochino di benessere economico e così hanno potuto cominciare a godersi meglio l'estate. Gli italiani hanno cominciato ad andare al mare, non solo ad andare al mare, andavano prima, però a dire andavano, potevano andare ad un'altra città, viaggiare, fare delle cose perché prima era molto difficile, perché l'Italia aveva passato, come lo sappiamo, aveva passato tante cose difficili. Adesso è cominciato, quindi durante gli anni 60 le cose cominciano a migliorare e le persone, insomma, quando parliamo di canzoni estive dell'estate, le persone si ricordano appunto degli anni 60 e questa è la prima, diciamo, la prima canzone. E non so se lo sapevate, però l'arrangiamento di questa canzone è stato fatto da Ennio Morricone, dal maestro che noi conosciamo, che aveva tante canzoni dei film, eccetera, quindi molto molto famoso, è una canzone molto bella. Da ascoltare e ci ricorda davvero questa cosa del mare, la spiaggia, è una canzone d'amore. E adesso noi leggiamo brevemente alcuni versi di questa canzone, ok? Então a gente vai fazer desse jeito, eu vou apresentar para vocês a música, a gente vai ler juntos os versos e aí, se vocês tiverem algum comentário também podem fazer. Tô vendo aqui o que vocês estão comentando no chat, ó. A Fran ha comentato proprio questo, a Fran, viaggiare, festeggiare, spendere soldi con le vacanze, con la famiglia, è stato un periodo importante e quindi possiamo conoscere appunto un pochino anche della storia d'Italia con le canzoni dell'estate, con le canzoni estive. Ecco qua, la canzone dice qui al mare, no? Sulla spiaggia lì, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia. E mentre ti bacio, sapore di sale. Sapore di mare, sapore di te. Bene, vi mando qua il link su YouTube. Come a gente não pode ouvir, vou dar uma sugestão. Enquanto eu estiver lendo os versos, quando eu estiver falando da música, se vocês quiserem abrir numa outra aba aí para vocês irem ouvindo no fundo, quem tiver no computador dá para fazer. E ouvindo a música. Quem quiser ouvir depois, de todo modo, eu vou deixar um comentário com as cinco músicas no vídeo, tá? Bom, então, tudo bem, né, qua?
con questo testo. Molto, molto bello. È la canzone della luna di miele di Darius, delle nozze. Qui il tempo dei giorni, então aqui, né? Só uma tradução bem rapidinha, caso a gente tenha pessoas aqui que ainda não estudam italiano ou que tenham ficado com alguma dúvida. Aqui o tempo é dos dias que passam preguiçosos, né? Passam devagar e deixam na boca o gosto do sal. Você se joga, né, na água e me deixa, eu fico aqui te guardando, te olhando, né? Fico aqui sozinho, na areia e no sol. Depois você volta para perto e se deixa cair, assim, na areia e nos meus braços. Enquanto eu te beijo, sabor de sal, sabor de mal, de mar, sabor de você. Questa canzone è molto bella, il testo è bellissimo. Qui noi vediamo soltanto una piccola parte, però molto molto bella. Mi piace, è una delle mie preferite anche. Questa seconda canzone non è tanto conosciuta qua in Brasile. Però in Italia è conosciuta da tutti, ha molte versioni, non solo questa originale, ma tante altre. Si chiama Un'estate al mare. Se conoscete la canzone potete commentare qua, per favore. Questa canzone è stata scritta da Franco Battiato, che probabilmente conoscete, che è stato anche un cantautore italiano molto famoso, un compositore anche. E che è morto l'anno scorso, nel 2021. Franco Battiato è stato uno degli compositori, cantautori italiani più influenti negli ultimi 50 anni e questa canzone ha successo ancora oggi. Le persone a volte se la ricordano un po' quando comincia l'estate. È una canzone che parla della voglia di stare al mare, di passare Regina ha detto la conosco, bene, bene. Di passare una giornata spensierata al mare, di una voglia di vacanze. Ricorda anche gli anni 60, anche se è una canzone dell'81, ricorda anche gli anni 60. Ed è una canzone che dice, fa così. Un'estate al mare, voglia di remare, fare il bagno al largo per vedere da lontano gli ombrelloni. Oni, oni, è che lei dice per vedere gli ombrelloni, oni, oni, un'estate al mare, stile balneare, con il salvagente, per paura di affogare. È una cosa che non mi ricordo esattamente, vi chiedo scuse, disculpa per disafinare, né? Sono un po' stonata, mas é só para vocês terem uma ideia do ritmo, né? E do que diz aqui nessa música. Aqui, imagina-se, dizem que o eu lírico ali da música, o personagem, né? Digamos ali, era uma prostituta que queria tirar férias e queria ir para o mar, aproveitar esses dias, né? Então ela fala um verão no mar, uma vontade de remar, tomar banho. Ver os guarda-sóis, né, de longe, com os salva-vidas, por medo de se afogar, né? Então ela tinha essa vontade de ir para o mar. E aqui fica bem claro justamente essa importância, né, de ir para o mar, de ter esse momento das férias, essa pausa. Acho que essa coisa da pausa é uma coisa muito importante em todas, é para a gente sempre prestar atenção nisso. Una terza canzone, e aquela ali ela ficou no top das paradas ali por muito, muito tempo. Então, foi uma música que fez realmente muito sucesso quando ela foi lançada. Dopo, nel 1985, noi abbiamo questa canzone che si chiama L'estate sta finendo. Vou mandar aqui para vocês o link também da canção anterior. E agora dessa, né, che si chiama L'estate sta finendo. Questo è un duo italiano di Torino e questa loro canzone dell'85 è una canzone molto diversa dalla prima canzone che noi conosciamo di loro, che ha avuto anche molto successo, che si chiama. Che era quella Vamos a la playa. Todo mundo conhece essa música, né? Vamos a la playa, oh, 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 oh.
Ecco, non è in italiano, però è di questo duo. Poi loro hanno creato nell'85, hanno lanciato questa canzone che è completamente diversa perché la persona è triste perché l'estate finisce. Quindi stiamo parlando appunto della bellezza dell'estate, dell'importanza di questo periodo e adesso l'estate finisce. E adesso vediamo qua. L'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande, lo sai che non mi va. Cioè, la persona dice, o verão tá acabando, né? Um ano termina porque, como as aulas começam em setembro, para eles é o final do ano ali, né? O final do ano letivo, teve as férias, as aulas vão voltar em setembro, então é um período triste. E aí ele fala, eu tô crescendo, tô me tornando grande e eu não quero, né? Eu não gosto, não quero. In spiaggia de ombrelloni non ce ne sono più. È il solito rituale, ma ora manchi tu. Languidi brividi come il ghiaccio bruciano quando sto con te. Baciami, siamo due satelliti in orbita sul mare. E qui noi abbiamo anche una canzone che parla d'amore e dell'amore dell'estate. Teve alguém que comentou, né? O amor de verão também é muito comum, né? Músicas, filmes, histórias que falam sobre o amor de verão. E nesse caso a gente vê que a pessoa que tá dizendo aqui tá triste porque vai acabar as férias e vai ter que voltar para a escola, provavelmente um adolescente, né, que não queria o término do verão, la fine dell'estate. Bene, la quarta, stiamo quasi arrivando alla fine, ok? Ma la quarta canzone è del 2002, siamo già arrivati agli anni 2000. È una canzone che si chiama Agosto, del gruppo Perturbazione, e questa è un po' diversa perché se le altre canzoni erano felici durante l'estate, delle persone, io poetico, erano felici, no? Adesso questo qua è triste perché a lui non piace, è una cosa un pochino malinconica, una canzone che parla della malinconia, soprattutto dei giovani anche, dei ragazzi, perché sono da soli. Perché pensate, molte persone escono, vanno, la città è vuota, le piccole città, no? Le persone a volte si sentono soli e i giovani che hanno necessità di stare con gli amici si sentono soli. Quindi questa canzone è il contrario delle altre, perché invece di stare felice, la persona qui è triste, è malinconica e dice quindi che agosto è il mese più freddo dell'anno. Nell'altro emisfero lo chiamano inverno, l'agosto. Então, vejam, é tanto esse quanto o da música anterior, são jovens, né? São ali adolescentes que estão sofrendo de alguma forma, né? Aquele pelo final do verão e esse pelo começo do verão, né? E aí é interessante para a gente ver porque existe isso também, se vocês lerem. Eu mandei todos os vídeos aqui, estou mandando para vocês os vídeos nos comentários, para vocês acompanharem as músicas, ouvirem, mas também para vocês lerem os comentários das pessoas. É muito legal porque vocês podem ver que eles estão recordando coisas mesmo. Aí as pessoas falam: Olha, eu lembro disso, nossa, que música, isso me representa. Então é questa sensazione che a volte noi abbiamo qua con delle canzoni che ci rappresentano, che ci ricordano delle cose importanti. Questo succede anche con gli italiani. E quindi questa persona dice che è il mese più freddo dell'anno, cioè è triste per questa persona, è triste. E nell'altro emisfero, cioè da noi, agosto è inverno, davvero. Se non è vero che hai paura, non è vero che ti senti solo, non è vero che fa freddo, allora perché tremi? Quindi perché tu, se non è vero tutta questa cosa, se sei non sta con me, non si sente sozinho, non tem frio, então perché você sta tremendo? Então è un questionamento ali, né, cutucando. E o clipe è molto bonito também, è interessante. Poi l'ultima canzone si chiama Estate, dei Negramaro, che sono un gruppo pop rock italiano, e questa canzone è del 2005 ed è appunto una canzone che si chiama Estate e in cui la persona vuole trovare, diciamo, un equilibrio, la bellezza di quest'estate, anche dell'amore,
Vedete che una cosa che si ripete molto è proprio questa atmosfera dell'estate, no? L'estate felice, voglio stare con le persone che mi piacciono, sono bei ricordi, è un momento spensierato, un momento di far niente, un momento di riposo. E qui in questa canzone vediamo che lui dice: in bilico tra tutti i miei vorrei, opa, bravo qui, in bilico tra tutti i miei vorrei, non sento più quell'insensata voglia di equilibrio che mi lascia qui sul filo di un rasoio a disegnare capriole che a mezz'aria mai farò. Questo è un po' difficile, diciamo, no? Questa immagine, aqui a linguagem já é um pouquinho mais complexa, a gente pode ver que nas outras era um pouquinho menos, foi ficando cada vez mais difícil até a língua, né? E aqui ele fala, né, que entre, então, ali, tudo que ele queria, ele já não tem mais essa insensata vontade de equilíbrio, que deixa ele desenhando ali com a gilete, né, a desenhar capriole que a mezz'aria mai farò. Então, ele fala, né, desenhando ali cambalhotas que eu, né, nunca conseguirei fazer, nunca vou fazer, enfim. Meio aqui também, então, última música aqui para vocês. Esse último link. E aí ele diz: Non senti che tremo mentre canto? Nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. E non senti che tremo mentre canto? È il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. Então, você tá vendo que eu tô tremendo enquanto eu canto? Essa alegria, né? Eu tô tentando esconder a alegria de quando você me olha, mas tá vendo que eu tô tremendo? Que é esse verão que eu nunca queria que acabasse, né? Então, essa vontade de continuar o verão. Porque se a gente pensa, se loro vivono, questo dipende anche da dove vivono, ma se vivono in un posto d'Italia in cui fa molto freddo, d'inverno, d'autunno, le persone sono chiuse a casa, sono tristi, le cose, non è che sono sempre, sempre tristi, ma le cose, l'atmosfera è un pochino più triste. E quando arriva la primavera, le cose cominciano ad essere più felici. E quando arriva, infine, l'estate, sono ancora più felici. Questa gioia è una cosa che loro ripetono molto nelle canzoni sull'estate. E voi ascolterete anche questa gioia nei tormentoni. Então, nas músicas de hoje, desse ano, dos anos anteriores aí que estão tocando bastante também, que são também sobre o verão, elas falam de toda essa alegria, né, do verão também, dessa sensação. E, solo per concludere, stiamo già arrivando alla fine, io volevo parlarvi, suggerirvi di ascoltare alcune canzoni di Jovanotti, non so se lo conoscete, è un cantante italiano toscano, ok, della Toscana. E lui ha alcune canzoni che parlano dell'estate. Questo è molto comune, às vezes eles têm mais de uma, né? Então, a minha preferida é essa de 2012, Estate, que é muito carina, o ritmo, o suono é muito bellino. E poi lui ha un'altra canzone che è L'estate addosso del 2015. E adesso l'ultima canzone di Jovanotti dell'estate è questa, Sensibile all'estate, che è del 2022. È interessante se volete ascoltare tutte e tre, quella del 2012, l'altra del 2015 e adesso l'altra del 2022. Vedete che a volte cambia un pochino il ritmo, il senso della canzone, però comunque continua a parlare dell'estate. È interessante conoscere, è un cantante che io consiglio sempre, lo consiglio agli studenti, vi dico sempre di ascoltarlo, di ascoltare e conoscere le sue canzoni, penso siano interessanti anche per quelli che stanno studiando. E niente, era un suggerimento solo per concludere. E vi vorrei ringraziare, ragazze, spero che vi sia piaciuta la lezione.
E poi, ah, che bello, guarda, Giuseppe ha detto che c'è anche Esta Atte di Laura Pausini, bravo, grazie. Sempre vi ringrazio molto dei commenti, dei suggerimenti, perché come vi avevo detto ce ne sono molte. E io ho scelto queste perché sono delle canzoni che fanno parte, come vi avevo detto, dell'immaginario italiano. Claro que tem outras também, né? Mas a ideia era justamente apresentar algumas músicas, não tanto, né? Não só as mais novas, porque essas de agora a gente pode ouvir aí, né? Tá tocando ainda, mas essas que já passaram também para a gente entender um pouquinho desse percurso, entender um pouco do contexto também, é sempre muito importante quando a gente está estudando, aprendendo uma língua. Vi ringrazio dei commenti e della presenza. È stato un piacere e spero di rivedervi. Ecco, Claudia ha chiesto dove sono i gatti? Non lo so, Claudia, sono usciti, dormono probabilmente. Ecco, Tofu. Non vogliono venire magari un'altra volta vi faccio vedere i gatti. Probabilmente si nascondono, dormono. Ma un altro giorno ve li faccio vedere, va bene? Grazie, grazie mille, siete molto gentili, grazie dei vostri commenti, della presenza e alla prossima. Un bacione, arrivederci. Lasciami vedere se c'è. Aspetta, se c'è qualcuno che vuole rimanere, io prendo i gatti per farvi vedere, ok? Se c'è qualcuno che vuole stare ancora qua. Vou pegar o gatto, só um minutinho. Quem quiser ficar, vou deixar aqui. Na tela. Essa sugestão, né, que eu deixei do Giovanotti, e aí eu já. Eccolo qua! Claudia, ci sei ancora tu che volevi vederlo? Ecco. Eccolo qua. E questo si chiama Tofu. Era lui che stava miagolando durante la lezione perché voleva partecipare. Adesso è timido, non vuole più partecipare. Questo è Tofu e poi c'è Tofu in italiano, no? Tofu, Tofu in portoghese. E poi c'è un'altra che si chiama Amora, che è Mora in italiano. Bene, sono i miei gattini, fanno parte della famiglia, diciamo, no? Perché io vivo da sola con i due, quindi fanno parte della famiglia qua a San Paolo. Bene, perché tutta la mia famiglia è rimasta nell'entroterra, no? Nell'entroterra dello Stato. Molto bene, ragazzi, grazie mille. È stato un piacere, ci vediamo. Adesso sì, ci vediamo nella prossima lezione. Un bacione a tutti, ciao!